Si vede se si mette a ricellulare. Buonasera a tutti, è un gran piacere vedervi tutti qui in questa sala numerosa. E il tema abbiamo visto giusto, è un tema che era importante prevedere un momento di confronto e di approfondimento in città. Noi ci presentiamo, siamo il comitato locale contro questa riforma dell'autonomia differenziata, un comitato che è nato a novembre, su per giù, e ha scelto di cominciare a informare la città anche dal punto di vista territoriale. Ci sono manifestazioni, c'è informazione nazionale su questo tema, ma noi crediamo che è necessario anche arrivare in modo capillare. Quindi il Movimento 5 Stelle, insieme al Movimento Equità Territoriale, Verdi più Verde Europa e più Europa, si sono uniti su questa battaglia per costituire il comitato. Un comitato aperto, che è aperto alle forze sociali. Infatti abbiamo invitato l'ANPI, abbiamo invitato tutte le forze politiche che sono interessate e che nascono anche in virtù di un momento elettorale di questa città, che ha visto tra i punti del programma della coalizione di maggioranza che è andata a governare la città anche una ferma opposizione a questa riforma. Infatti, come secondo passo, c'è stata un'approvazione in consiglio comunale di un'opposizione ferma di questa città e dell'amministrazione a questa riforma, che è una riforma che adesso ci spiegheranno bene i relatori, ma credo che un po' tutti che sono qui sono informati dei primi effetti. Quindi, come altro obiettivo, ci siamo detti dobbiamo fare un ulteriore momento di approfondimento con la città. Il primo approfondimento è stato questo: abbiamo stampato dei volantini, l'abbiamo in più momenti della città, in più eventi della città distribuiti, abbiamo cominciato a fare informazione. L'informazione che naturalmente ha iniziato a diffondersi, non è un tema che tutti conoscevano e non è un tema che tutti conoscono nel dettaglio. Quindi oggi siamo ancora qui a ribadire alcuni concetti, ad estrapolare, ad informare, perché poi ognuno di noi in questa sala, da chi sta in fondo fino a chi sta qui avanti, deve fare la sua parte di divulgazione e di informazione anche dagli elementi che nascono dal dibattito in questa sede. Allora facciamo intervenire come primo relatore il saluto dell'amministrazione. Allora sarà da parte dell'assessore Laura Vitiello, che è qui in rappresentanza dell'amministrazione. Buonasera a tutti, vi mando i saluti e le scuse del sindaco per non poter essere intervenuto. Saluto e ringrazio gli autorevoli relatori convenuti, a cui dopo passerò la parola. Il tema, come sapete, è quello sulla proposta sul disegno di legge dell'autonomia differenziata, un disegno di legge scellerato che Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia si apprestano a votare, penalizzando soprattutto le regioni del sud,
che vedranno un indebolimento del loro sistema sanitario e una riduzione dei fondi per i trasporti e per l'istruzione, perché a farne le spese, come sappiamo tutti, sono soprattutto le regioni del sud, che, dove il livello di tributi erariali è già basso e che avranno certamente difficoltà a garantire a tutti i cittadini l'accesso equo a diritti essenziali come quello della salute, che dipenderà, la cui, il cui minore o maggiore accesso dipenderà certamente dalla regione di residenza. Quindi diciamo no a questo scellerato disegno di legge che sacrifica sull'altare della becera propaganda politica e soprattutto sull'altare della salvaguardia dell'accordo tra i partiti di destra al governo, sia il principio dell'unità e dell'indivisibilità della nostra Repubblica, sia la tutela dei diritti essenziali che non verranno garantiti per tutti. Passo la parola ai relatori convenuti e ringrazio tutti e vi saluto. Grazie. Voglio salutare in sala anche il consigliere Salvatore Romano del PD, il consigliere Mirko Gallo del Movimento 5 Stelle, che rappresentano quindi anche pezzi della maggioranza del Consiglio. È importante che segnaliamo la loro presenza, e poi se mi sfugge qualcuno me li segnalate qui al tavolo. Partiamo invertendo l'ordine, diciamo, dei relatori, con Ivan Severino, che è un avvocato penalista, e invitato al tavolo sul tema anche della giustizia, cioè nel momento in cui vediamo un'Italia differenziata e le materie che si differenziano a livello regionale, succederà probabilmente qualcosa anche alla giustizia, e quindi abbiamo previsto un approfondimento specifico che ci fa Ivan Severino. Sì, apparentemente, buonasera a tutti, si potrebbe pensare che la giustizia non rientra, e non rientra allo Stato, tra le materie che oggetto di contrattazione, perché il disegno di legge Calderoli 615 prevede che una serie di materie che possono essere a richiesta delle regioni, ricordo il Veneto, addirittura 23 mi pare ne ha chieste, materie che erano di competenza statale o ripartita tra Stato e regioni, la giustizia, dicevo, non dovrebbe rientrare tra queste materie. E tuttavia c'è una riflessione da fare, perché le leggi in materia di giustizia civile, penale e amministrativa sono di competenza dello Stato, e tuttavia una serie di riforme precedenti l'autonomia differenziata hanno stabilito che l'organizzazione della giustizia di prossimità, sarebbe il giudice di pace, che tutti possono pensare giudice delle cause bagatellari, di piccoli ricorsi relative a piccole questioni, ebbene no, o meglio, lo era prima, perché con la legge, devo citare me stesso, il mio cognome, la legge Severino del 2012, il governo Monti, no vabbè, all'epoca, una bella legge. No, un'ottima legge, su tante materie, non l'ho fatta io, forse non l'avrei fatta meglio sicuramente, perché Paolo Severino un esperto, un professoressa universitaria eccellente che tutti conosciamo, però è stabilita tantissime cose giuste, necessarie, che su cui la nostra forza politica, i 5 Stelle, si sono spesi: l'incandidabilità, norme anticorruzione, ANAC e quant'altro. E tuttavia, nell'organizzazione della giustizia aveva anche stabilito, naturalmente non poteva prevedere che poi sarebbe intervenuta la disegno di legge Calderoli e con la Lega a capofila, aveva previsto che la giustizia il giudice di pace doveva essere organizzata non dallo Stato ma affidata ai comuni, agli enti locali. Quindi questo può essere accettabile se naturalmente la situazione di sperequazione fra comuni del nord e comuni del sud, tra piccole realtà e grandi città, non era, diciamo, così devastata come attualmente è, cioè la differenza economica tra enti locali che hanno del sud, che hanno pochissime risorse, come ha detto giustamente l'assessore,
e che non riescono a garantire i servizi devono rinunciare a offrire il servizio di giustizia in materia di giudice di pace. Ora si potrà pensare che, appunto, dicevo prima, la competenza sia ridotta, ma con la riforma Cartabia, anche questa prima del DL Calderoli, è stata ampliata notevolmente la competenza del giudice di pace. Sono avvocati in platea che sanno bene di cosa parlo. In materia, addirittura è stato calcolato che il 40% dei procedimenti è di competenza del giudice di pace, perché è stata ampliata la competenza per valore fino a 20.000 euro, fino a 25.000 euro a seconda delle materie. È stata ampliata la competenza per materia, per cui tutte le cause, noi facciamo degli esempi, di relativa ai sinistri stradali, tutte ormai di competenza, perché sono rari i casi in cui ci sono eventi stradali così grossi, diciamo. Ma se non viene finanziata questa giustizia, il giudice di pace, anche dai comuni che non hanno le forze di aprire un ufficio, un ufficio del giudice di pace, appunto, già ora Torre Greca è stata chiusa tempo fa, Castellammare, e questa realtà riguarda tutti, dovremo innanzitutto spostarci per esercitare i nostri diritti, per fare un'opposizione a verbale a sezione amministrativa. Chi non ha preso la multa e in passato faceva personalmente, addirittura senza nemmeno necessità dell'avvocato, un ricorso nella propria città, ora deve spostare addirittura per fare, e questi sono servizi in meno, chiaramente. Naturalmente questo a queste riforme, che possono anche essere considerate non esiziali, si aggiunge come un vulnus tragico, secondo me, l'autonomia differenziata, perché stabilisce che a richiesta della regione, ho fatto l'esempio del Veneto, 20 materie, ma ugualmente potrebbero fare tutte le altre regioni, potrebbero chiedere materie, anche la competenza in queste materie, e quindi allargare ancora di più il divario fra nord e sud, sia perché non sono stati previsti i LEA, cioè attualmente noi approveremo la legge, i LEP, senza aver stabilito i soldi che servono per far funzionare gli enti, diciamo, in seguito al riconoscimento di tali materie richieste. E quindi avremo un diritto arcobaleno. In Emilia Romagna si chiede l'istruzione, in Veneto si chiede la sanità, l'ambiente, i trasporti, cioè un'Italia arcobaleno, arlecchino potremmo dire, non arcobaleno, arlecchino, e quindi sarebbe sfarinata nei fatti l'unità nazionale, che in teoria il disegno di legge inizia con dire che bisogna garantire l'unità nazionale, però poi di fatto viene priva, diciamo, nell'articolato il senso di quell'unitarietà. E quindi questo è detto a pento. Grazie Ivan Severino, e aggiungiamo un'altra nota di informazione. Il comitato nasce su istanza di Giuseppe Esposito, perché ha avviato ci ha chiamato personalmente e ha avviato i primi incontri, quindi ci sembrava dovere far partire anche per l'impegno che ha messo su questa materia, sentire fare un intervento dal relatore, anche i saluti rispetto a questa iniziativa che, come ci siamo detti all'inizio, è riuscita a crescere e dimostra che ha la possibilità di attrarre. Noi speriamo che oggi attraiamo anche altre forze, altre importanti organizzazioni, in modo che ogni iniziativa che metteremo in campo da qui al futuro sarà sempre più grande e numerosa come questa. Grazie e benvenuti a tutti. Ringrazio Luigi Gallo, ringrazio anche il PD che è nel gruppo, che non siamo riusciti a poterlo avere con noi in questa occasione, si dispiace, lo dice. Poi ringrazio il Europa Verde e ringrazio il mio partito che mi ha dato la possibilità di poterli rappresentare. Comunque, per chi non lo sapesse, leggerò, perché e il mio intervento è molto corposo, per cui dovrà andare molto veloce. Buonasera a tutti, io sono Esposito Giuseppe, faccio parte del partito politico Movimento Equità Territoriale. Questo partito è stato fondato
dal signor Pino Aprile. Ed ha come segretario l'europarlamentare Pier Nicola Pedicini. Nelle recenti elezioni comunali sono stato presente nella lista del PD come indipendente per poter dare il mio apporto e quello del mio partito a questo territorio. A seguito di ciò, il non ancora sindaco Luigi Mennella inserì nel suo programma elettorale la battaglia all'autonomia differenziata e all'ingresso nella rete dei sindaci del Sud. Come circolo sul territorio di Torre del Greco, politicamente vorremmo realizzare la città vesuviana, nota al nostro amico Aldo Vella, il cui cura anche lo sviluppo sul territorio vesuviano della LUV, la Libera Università Vesuviana, e vorremmo l'emersione della storia e della cultura meridionale come traino economico locale, nazionale e internazionale. Per fare ciò serve un orgoglio meridionale, più presente nella nostra quotidianità, come mostrato dal nostro sindaco in un suo intervento durante il Consiglio Comunale del 6-7 dicembre 2023. Gli assessori e i consiglieri comunali qui presenti, che vedeva tra i punti all'ordine del giorno proprio la lotta all'autonomia differenziata, in cui si affermava che il nostro declino economico è incominciato con l'arrivo dei Savoia e che ha poi citato alcuni pessimi e reali dati statistici che oggi arricchiscono, diciamo così, il nostro vivere quotidiano. Ma come si è arrivati a questo degrado? Prendiamo in esame il periodo post bellico che va dopo la seconda guerra mondiale con il piano Marshall, che anticipa di un anno la Costituzione italiana. Già allora tale prestito non fu equamente distribuito, fu dato al centro-nord e ripagato da tutti gli italiani. Il 90% del piano Marshall fu dato proprio a quei territori per farli crescere, e la Calabria, che è un quinto della popolazione della Lombardia, ha ricevuto un ottantesimo dei lombardi. Allora si è cominciato a creare la teoria della locomotiva economica, secondo cui si fanno partire dei territori facendo lo sviluppo di questi tutti intorno, facendo da traino. Nella sostanza, l'impresa che vuole... trarre profitto, quando avrà raggiunto un certo livello di benessere, i salari saranno aumentati, sarà tendenzialmente invogliato a spostarsi nei territori più deboli, dove i salari sono più bassi, per fare profitto. Però non si è fatto il conto con l'economia di scala, l'economia di agglomerazione e soprattutto con l'infrastrutturazione dei territori, che consolida, che rafforza una posizione di vantaggio e la fissa nel tempo. Questo è successo, lo sappiamo tutti, che non è stata l'impresa a spostarsi verso i territori meno sviluppati, ma sono stati i lavoratori a spostarsi, lo sappiamo tutti, ma soprattutto lo sappiamo noi meridionali, con i nostri migranti e i loro sacrifici. Poi si sa come vanno le cose, la gente che quando ha un privilegio, il privilegio poi diventa un diritto, e quello che è successo all'Italia e ai settentrionali. Un altro evento che ha contribuito a peggiorare la situazione nel 1977, ad opera di un napoletano purtroppo, Stammati, è stata l'introduzione di un criterio che è unico nella storia, la maledetta spesa storica, secondo cui chi aveva ricevuto continuava a ricevere e chi non aveva ricevuto riceveva poco o niente. Questo criterio è ancora valido oggi in Italia, eppure è perfettamente anticostituzionale, perché nella Costituzione italiana c'era scritto chiaramente all'articolo 119 risorse speciali per il Mezzogiorno e per le isole. Questa frase era proprio lì, proprio per compensare quel vantaggio economico che era stato dato soprattutto al nord, perché si era avviata l'economia proprio in quel territorio per trascinare tutto il resto della nazione, cosa che poi non è avvenuta.
Nel 2001 quella frase, risorse speciali per il Mezzogiorno e per le isole, è stata cancellata e sostituita dalla nuova frase, nuove forme di autonomia, che però doveva rispettare l'articolo 117 e 119 della Costituzione, che prevedeva l'istituzione di un fondo di perequazione. Li avete visti come sono andati a finire? Questi fondi a disposizione del Sud, faccio un piccolo inciso, venne Vincenzo De Luca, il presidente della regione, a spiegare il waterfront del porto qui a Torre. Quello potrebbe saltare, giusto Laura? Potrebbe saltare, speriamo di no. Per cui avete visto come sono saltati questi fondi, ma sono stati anche completamente svuotati. E poi l'EP, i LEA, i livelli essenziali delle prestazioni e assistenza, gli strumenti per garantire diritti sociali e civili uguali a tutti i cittadini, non sono stati mai realizzati. Si sa come succede quando si tratta dei forti, la Costituzione si applica. Quando si tratta dei deboli, la Costituzione si interpreta. Nel 2009 il ministro Calderoli, sulla base di quella riforma e di quella frase, introduce la prima forma di autonomia differenziata, il federalismo fiscale, che non si rivolge alle regioni, ma ai comuni. Con il federalismo fiscale è diventato legittimo, normale, è diventato giusto che in Italia ci fossero 62 asili nido a Reggio Emilia e solo 3 a Reggio Calabria. Una popolazione simile. In Italia, con quella frase, è diventato normale, legittimo, che per l'istruzione di un bambino di Trento lo Stato spenda 2.450 euro, mentre per l'istruzione di un bambino calabrese se ne spendono soltanto 19 all'anno. Questo è il paese dove viviamo. Veniamo ad oggi, i fondi europei e PNRR. Andiamo a prendere gli stessi criteri usati nella Commissione europea per ripartire fra gli Stati i fondi e applichiamoli dentro il nostro Paese. Dei 209 miliardi, il 70% è maturato per la condizione socio-economica in cui versa il Sud. Il governo Draghi, però, ha stabilito una quota del 40% con la Carfagna. Così è capire che quel 40% si riferiva solo alle risorse territorializzabili e si andava a finire quindi al 30%. Poi è stato introdotto un criterio competitivo per cui i comuni come Venafro hanno dovuto fare la gara d'appalto contro Milano per ottenere un asilo nido. Nel comune di Milano c'è proprio un'equipe di ragazzi specializzati, bravissimi, che fanno solo fondi europei. Ovviamente la gara l'ha vinta Milano e Venafro è rimasto a zero. Questa è la situazione in Italia e alla fine dal 30% siamo passati a meno del 10%. I fondi del PNR, come lo storico piano Marshall, si dovranno restituire con un interesse bassissimo. Ma restituire da tutti gli italiani, anche da quelli che poi non li avranno. In tempi non sospetti, avendo intuito cosa sarebbe accaduto alle risorse europee destinate al Sud, il mio partito, non ancora movimento, il 25 aprile del 2021 radunò in piazza del Plebiscito a Napoli circa 500 sindaci da tutto il Sud, di ogni colore politico, per chiedere di non essere scippati di quei fondi che per criteri dell'Europa erano destinati alle loro popolazioni, nella percentuale, come già detto, del 70%. Così nacque la rete dei sindaci del Sud, oggi Associazioni Sindaci Sud Italia, detta ASSI. Il nostro sindaco, come promesso, a breve chiederà
di farne parte. E speriamo che la giunta regionale resti a centro-sinistra, altrimenti sarà l'unica polizza assicurativa che potrà avere. Torre del Greco e altri comuni della Campania. Vi do un'ultima cifra per valutare queste ingiustizie che colpiscono i nostri territori. Nel complesso, lo Stato italiano nel 2001 fino a oggi, che esistono i conti pubblici territoriali, quindi un centro studi del governo, indica che la differenza di spesa pro capite media è di circa 4.000 euro tra un cittadino del sud e un cittadino del centro nord. Siamo 20 milioni al sud. Questo significa che fino ad oggi al sud sono stati dati meno di 1.600 miliardi di euro per fare spesa pubblica al centro e al nord. Vi chiedo, ma quanto è giusto tutto ciò? Perché non l'abbiamo fermata prima questa nazione? Vi specifico che molti dei dati da me citati sono stati riferiti dal segretario del mio partito, l'europarlamentare Pier Nicola Pedicini, che durante la due giorni del 25-26 febbraio è intervenuta nel convegno L'ombra delle bombe e il coraggio della pace, che si è tenuta a Napoli. I fatti enunciati finora chiaramente che è l'Italia in debito con il Sud. È da qui che ci si aspetta che l'Italia faccia il proprio dovere. Quindi non c'è nessuna richiesta di assistenzialismo da parte dei meridionali. Ci diano quello che ci è dovuto e ci trattano con pari dignità degli altri italiani e non come una colonia interna. Invece, in questa situazione appena descritta, la Lega, con l'appoggio di Forza Italia e di Fratelli d'Italia, prova a piazzare un altro colpo contro il Sud, l'autonomia differenziata. Le materie in gioco sono 23, non so se ve le devo leggere tutto, ma molto spesso le persone non le conoscono. Si passa dai rapporti internazionali con l'Unione Europea, commercio con l'estero, tutela e sicurezza sul lavoro, istruzione, professione, ricerca scientifica, tecnologia, tutela della salute, alimentazione, ordinamento, porti, aeroporti, grandi reti di trasporto e via dicendo. Dietro queste 23 voci ci sono almeno altre 500 funzioni che toccheranno la nostra vita quotidiana e certamente con meno risorse non potremo avere nemmeno quei servizi penosi di cui siamo serviti oggi. Come bloccarla? Innanzitutto noi meridionali dobbiamo prendere consapevolezza di cosa comporta l'autonomia differenziata nella nostra vita quotidiana. Sanità, istruzione, trasporti, protezione civile, lavoro, saranno delle cose che saranno sicuramente peggiorate e i servizi che abbiamo oggi diventeranno un miraggio, non li avremo più e dovremo fare attenzione oggi a fare più una riunione, un convegno sull'autonomia differenziata che a pensare a cosa per il singolo divertimento di tutti noi. Cosa bisogna fare per bloccare? Bisognerebbe fare delle manifestazioni, chiedo scusa se mi sono perso un attimo, bisognerebbe andare a informare al nord l'elettorato a noi favorevole, soprattutto quello del centro-sud, che nonostante potrebbero avere idea politica differente, si vedrebbe arricchito dei fondi ulteriormente sottratti al sud. Con delle manifestazioni pubbliche li convincerebbe a cambiare opinione o convenienza, in quanto continuare ad aumentare ulteriormente il gap esistente tra nord e sud spezzerebbe l'Italia in due economicamente prima e poi fisicamente, cosa che chiaramente non è un buon affare per nessuno degli italiani. Poi dovremmo chiedere fermamente, prima dell'autonomia differenziata, almeno la realizzazione, e sottolineo la realizzazione dei SEP, dei LEP e dei LEA, non soltanto la promessa, non soltanto i fondi, quelli se li tirano indietro, non ce ne danno più,
ci devono dare i LEP e i LEA. E poi realizziamo il Compra Sud per sostenere le aziende meridionali e i posti di lavoro nel Mezzogiorno. Chiedere di non voler rimborsare i fondi eccedenti del PNR che sono stati dirottati in altre zone d'Italia e non rispettosi dei criteri di Bruxelles. Inoltre, visto che non riceviamo servizi al sud simili a quelli erogati al nord, pagando le stesse tasse, chiediamo la restituzione delle tasse pagate in eccesso in cambio del niente ricevuto. Molto probabilmente ci sarà un referendum per approvare la legge sull'autonomia differenziata. In tal caso mobilitiamoci e raccogliamo le firme fin d'ora per l'approvazione. Mai smettere di combattere l'autonomia differenziata. Potrebbe portarci risultati strabilianti. Se riusciamo a vincere contro l'autonomia differenziata, e sono alla fine per tutti voi, vi ringrazio per la pazienza e l'attenzione, questa vittoria potrebbe portare all'implosione della Lega, permettendoci l'eliminazione di spese ingiuste, come la spesa storica che raccontavo prima, la stessa autonomia differenziata e di tutte le ingiustizie simili per avere finalmente una nazione più equa e più giusta. Grazie per l'attenzione. Dopo questo intervento credo che sia giusto andare sul piano concreto all'interno della Camera dei Deputati, perché la riforma è stata già approvata al Senato e adesso è nella Camera dei Deputati, la Commissione Affari Costituzionali, e hanno dato scadenza emendamenti, significa che è stato deciso, mi sembra che martedì prossimo, entro martedì prossimo bisogneranno presentare proposte di modifiche. Naturalmente stiamo a giovedì, se la notizia è di oggi, quanto viene dato ai nostri parlamentari di tempo per modificare una riforma così importante? In pratica, vedi, contate voi, toccate con la realtà, diciamo, di quanto questo, già questo principio semplice dimostra, diciamo, la scorrettezza dell'andamento su una riforma che non ha una scadenza, non è un decreto, non è, potrebbe avere dei tempi più distesi, ma questo ce lo spiegherà meglio Francesco Emilio Borrelli, che è alla Camera dei Deputati parlamentare di Verdi Europa. Grazie innanzitutto agli organizzatori di questa iniziativa, a tutti coloro che stanno presenziando, al nostro rappresentante territoriale Speranza e a tutti coloro che sono venuti. Io prima di arrivare qui ho fatto l'intervento perché stiamo facendo il cosiddetto ostruzionismo, anche se le regole oramai parlamentari, sia alla Camera dei Deputati sia al Senato, il numero di possibilità di interventi sono abbastanza limitate, e io sono intervenuto proprio oggi per i 10 minuti che mi sono concessi durante il dibattito generale a cui è presente il ministro Calderoli, che è l'autore di questa operazione. Voglio specificare due cose perché io non so se avremo la possibilità di fare referendum. Per onestà intellettuale, questa non è una modifica costituzionale, è una legge ordinaria che tra l'altro è incardinata nella parte fiscale del nostro paese, su cui generalmente non vengono concesse neanche la possibilità di fare la raccolta di firme. L'unica possibilità, almeno da quello che hanno detto fino ad oggi i costituzionalisti, è che alcune regioni impugnino, e a quel punto si può creare un conflitto istituzionale. Voglio dire, sempre per onestà intellettuale, che alcune regioni voteremo tra 2 settimane in Basilicata, e purtroppo il risultato potrebbe essere di un'ulteriore sconfitta. Voglio ricordare a tutti che nella Basilicata c'è stato il campo largo a destra, perché sono aggiunti pure Azione e Italia Viva al centro-destra. Poi si voterà, e quindi la Calabria ha già dato il suo parere
positivo alla riforma, positivo, l'ha dato pure la Basilicata, quindi noi diciamo la maggioranza dei cittadini, però io vi do dei numeri, i numeri purtroppo sono inconfutabili. Fino ad ora ci sono due regioni nel sud, perché l'Abruzzo ha dato il parere positivo e i cittadini abruzzesi hanno rieletto il presidente della regione che ha dato il suo accordo a questa riforma. Il Molise ha dato parere positivo, i cittadini hanno rieletto, quindi noi dobbiamo essere coscienti che ci convinciamo di determinate cose, ma o dal punto di vista riusciamo a farlo penetrare, oppure i cittadini sono talmente disillusi, o purtroppo se ne fregano talmente tanto immaginando che le cose, salvo poi chiamare quando dicono, indipendentemente da chi amministra, gli ospedali, la sanità, io quello che dico a tutti, se passa questa riforma, il periodo di oggi sarà un bel ricordo, perché chiuderanno un terzo dei ospedali. Poi il problema purtroppo di una visione egoistica che non riguarda soltanto il sud o l'Italia, ma in generale il pianeta, e diciamo, ma me lo fottiamo, quando è finito un ospedale ti rendi conto del problema. Noi in paese in cui sarei obbligato, per chi non ha emergenze, ad andare a curarsi al nord, ma anche al nord avranno dei problemi, perché guardate, io faccio sempre l'esempio quando mi dicono, vabbè, ma voi al sud siete così, colà. Io ho detto sempre un esempio, noi dovremmo prendere come esempio quello che successe quando ci fu l'unificazione della Germania Est con la Germania Ovest. La parte che era sotto il controllo dell'Unione Sovietica era molto più povera e fu aiutata, e quelli che facevano parte del controllo, diciamo, della parte europea, diciamo americana, erano estremamente più ricchi, fecero uno sforzo economico, quelli più ricchi, esattamente il contrario di quello che succede adesso. Loro pensarono, giustamente, che abbiamo tanto con i tedeschi, ma da questo punto di vista hanno fatto un ragionamento molto migliore del neurone che sta portando avanti, al di là degli interessi, perché loro dissero, se rimane arretrata, ci tirerà basso pure noi, ci tirerà giù. Quello che non riescono a comprendere è che con tutte le finzioni che abbiamo fatto, perché se mi dicono ci sono amministratori, c'è altro, assolutamente sì, ma non è che al sud ha governato soltanto il centro-sinistra, i 5 Stelle o il centro-destra. Il centro-destra ha governato, e come? Oggi governa la maggioranza delle regioni, e non mi sembra che con l'arrivo del centro-destra siano migliorate le cose, perché sono dei dati oggettivi. Se il dato di fatto, se non ci sono risorse, può governare chiunque, ma non ci sono risorse. Se passa il concetto che, e purtroppo dobbiamo dirlo con onestà, noi in questo momento abbiamo un ministro del sud, Fitto, che è contro il sud. Cioè, non ho mai visto un ministro più di Fitto contro il sud. Ed è un meridionale, ieri è stato governatore della Puglia. Dobbiamo porci il tema che è la più grande forma di trasformismo nella storia del nostro paese, è nato proprio nel Mezzogiorno, in cui alcuni, non dico tutti, che sono arrivati al potere, si sono venduti, non per un piatto di lenticchie o qualcosa in più, ma hanno devastato, vendendo la loro dignità e il nostro territorio per sistemare solo loro stessi, salvo poi dovesse essere dovuti andare. Io faccio un esempio su tutti, non voglio fare un'azione personale, però la voglio dire. Uno dei peggiori, almeno dal mio punto di vista, che hanno disintegrato il Mezzogiorno, ma sono stati rieletti e ripetuti, è stato Cirino Pomicino, che adesso si è trasferito a Roma, ma che è riuscito a governare tutto, compresa la tangenziale di Napoli. Noi siamo l'unica tangenziale in Europa con degli assi viari interni, non esterni, che paga il pedaggio, e la gran parte di quei soldi vengono utilizzati per investimenti dell'ANAS al nord, cioè paghiamo noi al sud e loro investono al nord, eppure la governata una persona del meridionale, l'ha governata lui, ovviamente non ha fatto solo questo, ha fatto anche peggio quando è stato sottosegretario o presidente della commissione bilancio. Quindi purtroppo il nemico spesso l'abbiamo avuto anche in casa, e adesso stiamo pagando tutti il conto. O meglio, non lo pagheremo neanche tutto quanto noi, io lo dico con onestà intellettuale. La legge, secondo me, entrerà a pieno regime, cioè gli effetti devastanti. Gli effetti devastanti li avremo tra
10/20 anni, effetti che si... E su questo puntano. Tra 10 anni, tra 20 anni, gli attuali parlamentari della Lega o di Forza Italia, ma Dio vede il problema, siamo stati già rieletti 300 voti. Quale problema? Sto in pensione. Salvo poi che la pensione dovete andare a spendere in, probabilmente neanche in Italia, in qualche altro paese. Perché il ragionamento egoista di questa legge prevede che la gran parte delle risorse che attualmente vengono utilizzate per un fondo perequativo nel nostro paese possano essere mantenute nelle regioni più ricche. Ovviamente, ovviamente, e in particolare una regione, io voglio dire ancora una cosa, neanche il centro sarà, io ho visto i dati, tra l'altro il centro studi del Senato aveva pubblicato i dati che poi sono stati nascosti, elevati dal sito, perché fondamentalmente confermava quello che ha detto la Svimez, cioè faceva dei dati, Villone, la Svimez, il centro studi del Senato, dicevo semplicemente una cosa, questa norma porterà a aumentare le risorse all'interno di una zona già ricca, depauperando ulteriormente la possibilità di risalita delle regioni più povere. Il tema è che non porterà una funzione migliore al nostro sistema paese, salvo che non ci sia uno spostamento graduale, una totale desertificazione del sud, che probabilmente avverrà, ma quello che vi sto per dire è che sta già avvenendo al nord. L'altro giorno il Corriere della Sera è uscito con un dato che sono tra pochi anni il nord, e in particolare la Lombardia, passerà da inverno demografico a periodo glaciale demografico, cioè praticamente non fanno più figli. Hai voglia di dire i barconi extracomunitari e cose che abbiamo posto, ed è sempre opera della Lega, che ha sempre distorto, però loro sono riusciti e noi abbiamo perso almeno fino ad oggi. Abbiamo odiato con tutte le nostre forze gli extracomunitari, che arrivano ancora di più adesso, solo che i mass media non ne parlano, ma con il governo Meloni sono aumentati, però non stanno più su Rete 4 e quindi non ci sono più. Se Rete 4, appena governa qualcuno di centrodestra, vedete che arrivano i due del Debbio e Giordano. Come fa quello là? Si mette così e dice: stanno pieni di immigrati, extracomunitari ovunque. Così. Appena arriva vero, non ci stanno più extracomunitari, ci compaiono. Però un tema lo dobbiamo dire: se noi non facciamo figli e continua così, qualcuno dovrà pagare le nostre pensioni. Perché un paese non si regge in equilibrio se siamo tutti anziani e non c'è qualcuno giovane che lavora. Lo dico così, giusto per lanciare un altro tema. Anche su questo abbiamo fatto investimenti sbagliati, perché la regolamentazione sulla immigrazione era un percorso saggio da fare, cercando di importare, purtroppo su un termine tecnico, possibilmente creando dei corridoi, aiutando delle persone in difficoltà e creando e integrandoli in modo positivo nel nostro paese, e invece abbiamo pensato a fare respingimenti affondando barconi con dei bambini e delle mamme dentro, prevalentemente, non riuscendo a formare, non riuscendo a utilizzare al meglio le risorse che già c'erano qua nel nostro paese, e adesso pensiamo di fare un lager in Libia. Tutto sbagliato, per fare voti adesso, perché giustamente nella testa degli italiani è stato messo questa cosa, extracomunitario uguale nero, uguale rapine, uguale macete, uguale stupro delle mie donne, via. E questo è stato messo. Adesso sia chiaro, non è che sono un fan delle migrazioni a tutti i costi e così via, intanto devo fare la storia che noi siamo stati un popolo di emigranti. Io dico semplicemente che noi non abbiamo voluto ascoltare i tecnici che già all'epoca ci dicevano questi dati, ed oggi stiamo andando in un periodo di gelo demografico. Significa che un paese muore, se non ha bambini muore. Abbiamo voglia di dire che salviamo la nostra razza, non salve nessuna razza se non nascono bambini. E lo stesso vale per il sud, e concludo. Loro pensano che il fatto che vada, nei prossimi anni potrà essere pure così. Ma come diceva saggiamente un meridionale, di cui da poco abbiamo festeggiato i 40 anni del suo film più famoso, che è tratto dal suo libro, Così fanno bella vista, cioè Luciano De Crescenzo, si è sempre meridionale di qualcuno. E oggi la Lombardia si trova in gelo demografico, perché ovviamente i paesi del nord continuano a vedere come una realtà non più illuminata o comunque sia una stella del firmamento europeo. È la stessa Europa in cui oggi ci troviamo, è passato dal primo continente, il più industrializzato, il più strutturato e così via, al secondo dopo gli Stati Uniti, adesso siamo arrivati al terzo dopo la Cina, ma ben presto diventeremo il quarto dopo l'India. E questa visione, noi tra poco diventeremo solo un villaggio turistico o un sito archeologico, che è pure una cosa positiva,
ma noi che siamo stati la culla della civiltà non vorrei che fossimo ridotti a solo, e se non sono contrario al turismo, sono a pizzetterie e friggitorie, perché non può essere solo questa la prospettiva del nostro paese e del sud. E probabilmente questa vicenda tragica sotto molti punti di vista forse spingerà alcune persone a guardare in modo diverso, e su questo io vi devo dire, indipendentemente da chi si vota, bisogna pensare all'idea che bisogna scegliere persone che facciano l'interesse collettivo, non il piacere personale, che è una delle più grandi sciocchezze che abbiamo fatto, al di là del voto clientelare, è chiaro, al di là del voto clientelare. E su questo, permettete di dire, ci sarà però un referendum e potrebbe far saltare il banco. Un solo referendum, certamente lo faremo, perché noi di Alleanza Verde Sinistra, i 5 Stelle, il PD e anche, spero, ma anche se non ci fossero, non hanno i numeri alla Camera per far passare la riforma costituzionale del premierato. L'accordo che c'è è la Lega incassa l'autonomia, la Meloni incassa il premierato, come se oggi non avesse pieni poteri, come se oggi ci fossero dei problemi per la Meloni del governare, perché il problema è il nostro paese, su Rete 4, sempre il premierato, i cittadini non possono decidere. Il problema del nostro paese è giustamente, non è la disoccupazione, l'inverno demografico, i problemi ambientali, le infrastrutture, il PNRR, è la scelta diretta del premier. Là avrà la possibilità di fare referendum, e se ci sarà il referendum e partirà automatico, perché loro non raggiungeranno, almeno alla Camera non hanno i numeri per arrivare ai 2/3, anche se Renzi e Calenda li votassero. Non raggiungeranno i 2/3, e quindi noi avremo la possibilità di fare il referendum. Se passa quel referendum e se le regioni, almeno Puglia e Campania, Campania ne sono certo, perché sono parte di quello che sta facendo De Luca, sono certo anche di Emiliano, ma il dato di fatto, se ci sarà una forte resistenza da questo punto di vista, andremo a fare il referendum, ci sarà la seria possibilità di far saltare il banco, perché se la Meloni non ottiene quello che vuole, cioè di avere l'elezione diretta del premier, è molto probabile che noi riusciremo a ottenere anche una capacità di poter fronteggiare in una legislatura successiva e modificare alcune delle norme approvate in questa legge ordinaria. L'unico problema che dobbiamo fare, e concludo veramente, è che io, perché la legge ovviamente può cambiare, ma se delle regioni, perché Zaia sta facendo la corsa? Assolutamente, perché? Perché mentre alcune regioni non firmeranno subito l'accordo della, cioè dell'incasso diretto e quindi dell'assunzione a sé di alcune deleghe, il Veneto e la Lombardia hanno una fretta di pazzi, perché sanno benissimo che qualora il diavolo fa le pentole, ma certe volte non i coperchi, se per caso salta il banco e noi torniamo al governo capaci finalmente di essere uniti e non di essere gli artefici principali purtroppo di questa vicenda ignobile di questo governo, Noi non possiamo fare una legge retroattiva, quindi possiamo modificare quella norma, non possiamo impedire nel momento in cui c'è stato l'accordo tra lo Stato e la Regione Lombardia e Veneto a riviarci le deleghe. Sarà molto più complicato, per questo loro stanno correndo, perché non vogliono in alcun modo che una volta presi, come dire, prendi i soldi e scappa, una volta presi indietro quei soldi hanno voglia di dire non è vero, non sarà così, sarà così, se no non hanno nessuna fretta. Ricordatevi, dove la Lega si muove ci sono sempre interessi economici, è il motivo, d'altronde l'abbiamo visto, dovresti dire ancora al paese 49 milioni di euro che si sono messi in saccoccia, erano contro gli extracomunitari, però poi si andavano a rubare le lauree in Albania. Quindi dove c'è la Lega c'è interesse economico, e non a caso le due regioni governate da loro stanno facendo una corsa allucinante per ottenere subito questa possibilità. Sta a noi fare una nuova resistenza del Mezzogiorno, resistenza consapevole ma non dormiente. È inutile che ci crogioliamo sull'idea, ma tutti la pensano così, perché non è così. Ho citato prima i dati delle altre regioni. Dovremo fare un'opera come si fece nella resistenza, partendo da una minoranza per diventare maggioranza del paese. Grazie a Francesco Emilio Borrelli, e adesso passiamo alla parola a una persona che tutti conoscete, è stato già tante volte in città, scrittore, giornalista, adesso anche nel movimento, presidente del movimento politico Movimento Equità Territoriale, Pino Aprile. Salve.
abbiamo pochissimi giorni. È bene che ne parliamo, che discutiamo, che ci informiamo, però il guaio è che molti di noi pensano, come dire, di aver fatto il loro dovere di cittadini con la loro presenza a questi incontri, che è necessario. E il problema è che la cittadinanza, l'esercizio della cittadinanza, comincia da quando finiscono questi incontri e si esce, si torna a casa e si torna sui luoghi di lavoro e si incontrano gli amici, i colleghi. La comunicazione nazionale è praticamente quasi tutta asservita. Guardate, per me è un dolore dire questo, eh? Io non so fare niente, non so usare il cacciavite, mi allaccio le scarpe da solo, mi lavo pure i denti da solo, ma oltre questo faccio poco altro autonomamente. Ho speso la vita sul giornalismo, è stata la mia vita. Vedere questa professione trasformata in un mestiere da marciapiede per me è un dolore personale. L'informazione italiana è fra la libertà di stampa, l'attendibilità di questa professione è fra le ultime al mondo. Il Ghana sta prima di noi. E su temi fondamentali come questo dell'autonomia differenziata non ci è stato raccontato quasi niente. Per cui è bene, informiamoci. Queste sono occasioni di informazione, poi ci vuole la divulgazione, ma il sapere non serve a niente se non governa il fare, se non induce a fare. Il sapere è una responsabilità. Sono ateo, ma so benissimo che mangia la mela, se essi mangeranno di quel frutto, conosceranno la differenza fra il bene e il male, saranno come noi, Dio al plurale. Non era una mela, l'idea della mela è abbastanza recente, appena qualche secolo, era un altro, ma non ve lo dico. Cosa accade? Appena si aprono gli occhi sulla responsabilità, cioè conosci la differenza fra il bene e il male, tu devi scegliere se fare il bene o fare il male. Diventi responsabile di tutte le tue azioni, diventi colpevole, non lo eri prima. Prima eri innocente perché scemo. Perché non lo sapevi. Ma quando lo sai, le tue scelte determinano la colpa. E noi che cosa vogliamo fare? Contentarci di dire piove governo ladro, di smadonnare un poco e dire l'avevo detto io e chi se ne frega. Noi non dobbiamo fare tutto il possibile per metterci in pace con la coscienza fino al 29 di aprile. Noi dobbiamo fermare questa porcheria. E la dobbiamo fermare e possiamo farlo. Se cercate scuse per dire ma non ce la possiamo fare perché siamo pochi, non è vero. La psicologia sociale spiega, è calcolato, guardate, proprio matematicamente. Quante persone servono per cambiare il corso dell'umanità, tutta l'umanità? Una.
non è una battuta. La psicologia sociale che cos'è? La psicologia studia i comportamenti del singolo, i nostri, ma enucleati dalla comunità di cui fanno parte. Come dire, psicanalista, c'ho un problema, che ecco, le corna, non riesco a dormire, c'è un problema mio. Nella comunità le mie azioni influenzano quelle di tutti gli altri. E allora la psicologia sociale studia le ragioni e i percorsi dei comportamenti del singolo, ma all'interno della sua comunità e quindi dell'intera comunità. E cosa è una delle scoperte più incredibili della psicologia sociale, che sorprese i suoi scopritori? Allora, noi, quando Martin Luther King, e per forza era un gigante, Mahatma Gandhi, per forza era un gigante, non ne nascono più come quelli. Non è vero. Quello che hanno fatto è divenuto straordinario, e questo ha reso straordinari loro ai nostri occhi. La verità è banalissima. È una delle leggi della psicologia sociale. Persone ordinarie fanno cose straordinarie. Voi siete tutti straordinari e in mezzo a voi persino io lo sono, ma lo diventiamo quando ci mettiamo assieme, ripeto, da ateo capisco il messaggio politico e non religioso, non mi permetterei mai, della resurrezione. Ve lo ricordate? Quando resuscita Cristo, raggiunge gli apostoli, i discepoli che si erano riuniti perché erano allo sbando, avevano perso la guida. E lui cosa dice? Ogni volta che vi riunirete, cioè che non sarete soli, che agirete insieme, lo Spirito Santo sarà con voi. Questa tradotta, come dire, nel linguaggio dei non religiosi, è la somma di quello che possono fare X persone, cioè quello che possono fare, ripeto, X persone, è maggiore della somma di quello che può fare ognuno di loro. Sono le famose sinergie, cioè insieme possiamo, moltiplichiamo le possibilità personali. Quindi dobbiamo partire da questa idea. Non dobbiamo cercare di fare il possibile e poi assolverci perché non ci siamo riusciti. Se non ci riusciamo, siamo colpevoli. Oppure dobbiamo ammettere di essere più scemi di Calderoli. No! Dobbiamo ammettere di essere meno intelligenti di uno che... Per carità, la parte per il tutto, io sono pugliese, ma non mi ritengo tratto fuori dall'affermazione di Calderoli che voi, cioè i napoletani, in generale, perché siete topi da derattizzare. Questo linguaggio non è il linguaggio banalmente razzista. Questo linguaggio è finemente politico. Non è suo, cioè di mettere assieme una frase così complessa non ce lo vedo Calderoli. Infatti la frase è copiata da chi? Da Goebbels, perché per giustificare lo sterminio degli ebrei doveva deumanizzarli. Non sono esseri umani, sono animali, ma animali fetentissimi, sporchi, luridi, sono topi. Se li eliminiamo abbiamo fatto una buona opera, abbiamo ripulito la società. E io devo vedere dei napoletani eletti con la Lega.
un partito che ha un segretario nazionale che ha dovuto patteggiare una condanna definitiva per razzismo contro i napoletani. Ma che cosa vi devono fare per farvi schifo? Che cosa vi devono fare per farvi torcere gli intestini, per farvi dire questa merda sulla mia faccia non me la butti? Ma quanta ne vuoi mangiare? E mi vuoi convincere che è buona? Buon appetito o altri gusti alimentari? Soprattutto a Napoli. Quindi cos'è l'autonomia differenziata? È l'ultima tappa di un percorso di distruzione di un paese nato contro voglia. Ci sono voluti più di 10 anni di guerra. Ma è nato contro voglia non solo al sud. Guardate questo paese, doveva nascere la civiltà industriale, che è partita per convenzione con la rivoluzione francese. Per svilupparsi aveva bisogno degli stati nazionali, che non erano mai esistiti. Per noi, a noi sembra normale pensare l'Italia è il paese degli italiani. Ah, beh, è la Francia dei francesi. E via di seguito. No, gli stati nazionali sono una forzatura sulla libertà dei popoli. Forse non parliamo di Palestina e Israele, ma per essere più chiari, qual è la nazione della Turchia? Sembra una banalità. Vi dispiace parlare fuori, grazie. I turchi, giusto? E degli armeni che ne facciamo? E degli assiri di montagna che ne facciamo? E dei curdi che ne facciamo? E dei greci d'Asia Minore che stavano lì da 3.000 anni che cosa ne facciamo? Hanno bruciato Smirne, la loro capitale, che aveva milioni di abitanti, con la gente dentro. Perché la Turchia era il paese dei turchi. E chi sono i turchi? Gli ultimi arrivati in Anatolia. Gli stati nazionali sono un'invenzione recentissima e ferocissima. Serviva per lo sviluppo di una nuova civiltà, di una nuova economia. Si potevano farli gli stati nazionali senza stragi, senza convincere con la forza, che significa non vincere con quelle, convincere, vincere insieme, ma schiacciare. L'ultimo atto è l'autonomia differenziata. Banalmente, l'autonomia differenziata non mette niente di nuovo in Italia. Sembra la rivoluzione, invece è esattamente quello che succedeva prima, soltanto che entra nella Costituzione. Cioè, la spesa storica cos'è? La spesa storica è: fatto il paese a quella maniera, i soldi di tutti gli italiani vengono messi in una sola cassa, ma vengono spesi solo in alcune regioni e le altre pagano. Ma questo dall'inizio, non vi faccio la storia, diamola per letta, ma diciamo 2-3 dati. Cioè, ma appena nasce questo paese, quando alcuni mistici dell'Unità d'Italia, pensate, come Giustino Fortunato era un po' una delle anime fondanti di questo paese, era meridionale, era del Vulture, montagna meravigliosa, uno dei vulcani più strani che esistano,
noi non sappiamo neppure se è attivo o spento, perché è rotto ogni 100-200 mila anni. Ed ora, nei, come sapete, nei suoi, nelle sue poche ci stanno dei laghi e dalle migliori acque d'Italia. E di lì Giussino Fortunato, che era campano, la famiglia Fortunato si trasferì a Rio Nero, erano dei giffoni loro. Quando vide che cosa succedeva, lui era quasi diafano, trasparente, cioè non si iscrisse a nessun partito perché non voleva dare l'idea di essere divisivo per gli italiani. Pensate, scrisse: questi porci sono più porci dei peggiori porci nostri. È una violenza inaudita. Giustino Fortunato aveva timore delle parole, usava sempre le più tenui. E quello che fu il suo migliore allievo, non diretto, perché era di Melfi, sempre sul Vulture siamo, ma parliamo di un genio, aveva 23 anni ed era già docente di economia all'università e scriveva libri di economia in tre lingue diverse, poi per rilassarsi componeva in greco antico e latino arcaico, ed era Nitti, Francesco Saverio Nitti, che fu ministro dell'economia, capo del governo, e ebbe accesso ai dati e li pubblicò. E per esempio spiegò qual era la spesa che cominciava, era già diventata storica, perché siamo già nei primi del Novecento. Per esempio i soldi per le bonifiche, viene varato un piano di ben 458 milioni di lire dell'epoca, che è come, era più del PIL nazionale, è come se oggi facessero un piano per le bonifiche, sarebbe magari una brutta idea, avere dei fuochi, Brindisi, la stessa Brianza, la Lunigiana, cioè non è che questi hanno avvelenato tutto. Pensate a che cosa sono di veleni le colline del Prosecco e i meleti della Goccia, no? Sapete che ci stanno i cartelli vietato passeggiare perché ti becchi il campo. Quindi cinque. È come se oggi varassero un piano di bonifiche per qualcosa come 2.500 miliardi di euro. Cioè una mostruosità. Come erano suddivisi questi soldi? 455 al nord e 3 al sud. Questa proporzione è stata rispettata, se avete sentito prima i dati del piano Marshall, quei soldi erano destinati al sud, i soldi del PNRR erano destinati al sud, la stessa proporzione, quella è la proporzione d'Italia, quella è la spesa storica, e siccome abbiamo aperto gli occhi, perché sono partiti ora con... l'autonomia differenziata? Perché il sud si è scetato e ha cominciato a dire: oh, ma che è sta roba? E allora hanno paura di non poterlo fare più, per cui lo fanno diventare legge, tutto a pochi e niente agli altri, ed entra nella Costituzione. Queste cose accadono, ci sono costituzioni fatte in questa maniera. Per la verità, la più famosa non c'è più, l'hanno corretta, era in Sudafrica e adesso la stanno facendo in Italia. Guarda, se restate calmi, io mi preoccupo. Mobilitiamo le piazze. Perché se, come dire, vabbè, tanto siamo teologi, capito? Non va bene una botte valente, vuol dire che non avete sangue nelle vene, non avete cuore, non avete un cervello che ascolta il cuore. Non possiamo accettare nulla di questa faccenda. Devo chiudere, ma vi dico che
voglio scendere, darvi qualche dato. Vi prenderanno in giro, e come vedete sono elegante, non dico quello che stanno facendo veramente, con la storia dei LEP, perché i servi di questi cialtroni ci vengono a dire che grazie a loro sono stati definiti i LEP, e chi se ne frega. Cioè, in questa, che significa definisci i LEP? Che mi dici che io ho diritto alla scuola? E me coglione, c'era bisogno che venivi tu a dirmi. Sta già scritto nella Costituzione. Anzi, dal 2001 questo non c'è più nella Costituzione, e quella porcheria l'hanno fatta il PD nel 2001. Le peggiori porcherie su sta roba le ha fatte il PD nel 2001 e nel 2018 con il patto Gentiloni-Zaia. Per fortuna adesso si stanno, come dire, riprendendo e correggendo. Meno male, è un segno di intelligenza e anche, come dire, di democrazia. Fermiamoci qua. Comunque, in questa, i LEP cosa sono? Livelli essenziali delle prestazioni. Scusate, ma prima del 2001 e poi del 2009, quando è stata fatta una norma per bisognava calcolare i fabbisogni standard, eccetera, eccetera, nella Costituzione non era detto che io dovessi avere diritto a dei servizi essenziali, il che, se la logica, come dire, non è stata abolita nel frattempo, significa che assicurato l'essenziale a qualcuno, il di più può essere dato a qualche altro. Io l'essenziale ti ho promesso. Ve la ricordate la vecchia barzelletta? No, siete troppo giovani, parte di voi e altri. Toretto la posso vedere, la televisione, certo, amore mio, Sandozza, ti nego mai niente io, e la posso accendere, e tu un desiderio mi hai detto. E quindi, questa è la situazione. Italiano, cretino terrone, vuoi le prestazioni, i servizi dello Stato, te li diamo essenziali. Nella Costituzione era detto uguali per tutti. Adesso sono diventati essenziali. Però il problema era che dal 2001 al 2023 non avevano mai definiti. Cioè, mi dici quali sono i miei diritti, i servizi essenziali? No. Quando è diventato che ho quelli o zompa tutto, in pochi giorni una mega commissione sulla quale, peccato non avere più una stampa decente di questo nome in Italia, altrimenti sarebbe passato fare la radiografia di quella commissione e il paese si sarebbe dovuto vergognare. Non li voglio offendere con gli aborigeni australiani, perché quelli sono molto meglio di... Li hanno definiti di colpo, fatto, e che ci voleva? E quindi adesso siamo a posto. Cosa ci dicono i servi di questi cialtroni? Grazie a noi sono stati definiti le me. E allora? I LEP, i servizi, lo scuolabus è un servizio, è un LEP. Beh, costa, chi paga? Dove stanno i soldi per lo scuolabus? Ce li ha? No. E allora che tu abbia definito che ho diritto allo scuolabus non mi dà niente, perché non ce l'avevo prima e non ce l'ho dopo, con la differenza che mi sento pure fottuto, perché mi hai detto che lo devo avere e invece non ce l'ho. E allora cosa succede? Che il ministro contro il Mezzogiorno,
pensate, è di Maglie questo signore, faccio per dire, cioè del paese di Aldo Moro, che si starà rivoltando nella tomba. Dice, vabbè, non è un problema, prendiamo i soldi dei fondi coesione e sviluppo, che sono dei fondi che spettano al sud per l'80%, e spettano per delle cose che sono già definite, voglio dire, l'autobus, la scuola, quello che è, e li usiamo per finanziare i LEP. Ma vedete? Allora, uno, i servizi essenziali, i servizi in generale, non possono essere finanziati con fondi straordinari, perché la sanità, la mia salute non è un fatto straordinario. È straordinario se mi ammalo. Questi vanno finanziati con fondi ordinari. Cioè la salute, la scuola, i trasporti sono quelle cose ordinarie che devono stare nella spesa ordinaria dello Stato. E mi prendi dei fondi straordinari. Scusi, dei fondi ordinari che cosa ne hai fatto? Per esempio li hai regalati alla Lombardia, specie a Milano, 18 miliardi, una finanziaria per fare l'Expo più fallimentare delle ultime 10, 20, 30, 50 edizioni. L'Expo ha reso 400 milioni, a noi è costato 18 miliardi. È costato a noi 18 miliardi che sono andati alla Lombardia, e ha reso 400 milioni che sono andati alla Lombardia, e ha chiuso con un deficit di 200 milioni ripianato da enti pubblici. E le Olimpiadi invernali, vedremo sciare fra le valli di Monte Napoleone, fra le gole di San Babila e Quarto Giaro a Milano, nota località turistica invernale, che ci hanno detto che avrebbero fatto Milano e Cortina, non ci volete dare un euro, lo facciamo con i soldi nostri, perché loro pensano che i soldi di tutti sono i loro, infatti sono già fottuti 3 miliardi e mezzo. Guardate, sarà un caso, ma 3 miliardi e mezzo è la somma che questo governo ha rubato dal fondo di perequazione per il sud. L'autonomia differenziata non fa altro che rendere legale, costituzionale, quello che è stato fatto finora. I LEP, i servizi, io li riconosco come tali quando ce li ho, perché se tu me li definisci, facciamo che un LEP sia il ponte sullo stretto, su cui c'è questa l'ennesima presa per il mulo. Governo Berlusconi, che c'aveva la fissa Berlusconi, mise 3 miliardi e mezzo sul ponte sullo stretto. Aprirono il cantiere, lo ricordate? Cioè, tagliarne il naso, non è che fece altro, insomma. Però, come dire, e comincia a cadere il governo Berlusconi. Arriva Prodi, che non crede nel ponte sullo stretto. Ora, il ponte sullo stretto era finanziato. Quei 3 miliardi e mezzo erano messi sul ponte con una legge. Prodi fa un'altra legge, prende quei 3 miliardi e mezzo e li leva dal ponte. E li mette per riparare, aggiustare, migliorare le strade e i porti in Calabria e Sicilia, per dire, non li sottraggo ai territori, li lascio lì, ma non per il ponte. Ma cade il governo Prodi, torna Berlusconi, dice, allora mo ripiglia quei 3 miliardi e li riporta sul ponte. No, il Tremonti, ministro dell'economia, prende quei 3 miliardi e mezzo che per legge stavano su strade e ponti, e con quei soldi abbona l'ICI sulle case di lusso a tutta Italia. Quindi immaginate dove sono andati quei soldi. Quindi che tu mi finanzi, mi definisci i LEP
e poi me li finanzi, non mi hai ancora dato niente, perché mi dici che li hai finanziati e il giorno dopo li togli. E quindi mi stai fottendo due volte, anzi tre. I LEP sono veri quando ce li ho, quando lo scuola bus si ferma sotto casa mia, prende mio figlio e lo porta a scuola. Quindi per favore, il grande Edoardo ci ha insegnato che risposta dare agli schiavetti di questi cialtroni quando ci dicono che loro hanno ottenuto la definizione dei LEP. Ci stanno prendendo in giro, lo fanno dei meridionali. Dei LEP ci stanno già finanziati. Sono i famosi LEA, livelli pure lì essenziali dell'assistenza sanitaria. Cosa dicono i LEA? Sono una buona cosa, come minimo dicono: tu meno di questo non puoi avere, la legge ti riconosce. Sono tanti, ve ne dico uno: se sei italiano, stai in Italia e ti becchi l'infarto, i LEA dicono che in 18 minuti devi stare a un pronto soccorso, perché se no muori. Sapete quanti minuti ci vogliono per un calabrese dell'arco ionico per rintracciare un pronto soccorso se non trova la fila poi al pronto soccorso? 180. Cioè puoi morire 10 volte prima di scendere. E lì, come dire, il LEP c'è, è definito, è pure finanziato, ma non ce l'hai. Non è un paese. Vi dico velocemente che abbiamo un alleato in questa lotta contro l'autonomia differenziata. Sapete chi sono? Salvini, Calderoli, Meloni. Cosa sta succedendo? Che Salvini e l'autonomia differenziata in realtà lui non la voleva. Quando avevano il governo con i 5 Stelle frenava perché non voleva perdere i voti del sud, e quegli altri invece spingevano. Adesso Salvini, cioè allora era forte, dicevi io ho portato il partito a oltre il 30%, non mi rompete i gabbasisi. Adesso con il partito che sta andando a cifre da partitello di opinione, avete visto l'ultima riunione internazionale che ha fatto Salvini? La riunione internazionale è venuto qualcuno da quarto giallo, cioè nessuno dei leader del partito, il presidente di regione si è presentato, come dite è stato schifato dai suoi, per cui se lui non porta l'autonomia differenziata, Salvini è già ex adesso, quindi hanno bisogno di questo per piantare una bandierina sulle urne delle elezioni europee. Ma la Meloni può permettere che loro vanno con la bandierina e lei niente? Di qui il premierato, che è una colossale stronzata, perché se tu con l'autonomia differenziata passi quasi 500 competenze, compresa la politica estera, dal governo centrale alle regioni, tu puoi moltiplicare pure per 1000 i poteri del Presidente del Consiglio. Ma sei potentissima su una scatola vuota. Però perché lo fa? Perché ha bisogno pure lei di una bandierina da mettere sulle urne prima delle elezioni. Ecco, e il problema chi ce l'ha? Forza Italia. Forza Italia è un partito meridionale. La gran parte di Forza Italia sta in Calabria e in Sicilia, più briciole nel resto del paese. E non tiene nessuna bandierina, quelli l'autonomia e quell'altro il premierato, e io la tomba di Berlusconi, ma quello è già morto. Quindi che succede? Se passano queste cose, questo partito che sembrava doversi estinguere con il suo fondatore e invece sta ancora lì, rischia di scomparire veramente, per cui hanno dei mal di pancia terribili.
Per cui la cosa migliore che possano fare è trovare la scusa per non far passare l'autonomia. Così non passa neanche il premierato e così i tre partiti della maggioranza si presentano alla pari. Vedete? Chi ha la coltello dalla parte del manico? Siamo noi! Perché loro hanno tutto da perdere e noi tutto da guadagnare, ci dobbiamo credere. Grazie, e ora passiamo la parola a Roberto Fico, già Presidente della Camera dei Deputati. Come avete visto in questa assemblea ci sono tante voci, tante sensibilità, perché è il momento di sommare tutte le soggettività che portano allo stesso obiettivo, cioè quello di riuscire a fermare una riforma nefasta. Roberto sta girando tantissimo in tante regioni, in tanti comuni, perché lo invitano sul tema dell'autonomia differenziata, e quindi ci può dare anche un quadro della situazione di come pensa lui stanno reagendo le città e le comunità, e come percepisce questa battaglia nel paese. Grazie e buonasera a tutti. Un ringraziamento a tutti voi che avete fondato il comitato, che avete organizzato, e vorrei ringraziare Luigi Gallo, che è una persona che conosco da tanti anni e che è sempre presente, sempre dirompente, sempre sul pezzo a lavorare e a combattere, devo dire la verità, per questa città e per tutti noi in Campania. È stato 10 anni un grande deputato della Repubblica e ne vado orgoglioso. Questo lo volevo dire essendo qui a Torrente. Ormai è un anno che giro l'Italia per parlare contro questo provvedimento che ha scritto Calderoli. All'inizio era molto più complicato spiegare l'autonomia differenziata, oggi invece le cose nell'opinione pubblica iniziano a cambiare. Noi dobbiamo riuscire a combattere su questo e ad esserci. Ed è chiaro che, sapete, in tutti questi anni, tanti anni, decenni, tante volte abbiamo detto che vergogna questa politica, ci siamo vergognati talmente tante volte che a volte non abbiamo più voglia di vergognarci. Ci siamo indignati talmente tante di quelle volte che forse a volte non abbiamo più voglia di indignarci. Purtroppo, invece, noi dobbiamo vergognarci ancora e indignarci ancora, perché è l'unico modo in cui possiamo sentire dentro di noi quella forza della comunità per reagire a questo attacco che è fatto al sud e che è fatto soprattutto alle persone più deboli del nostro paese. Perché se una cosa sa fare bene questo governo è stare contro i più deboli. Lo ha dimostrato con il reddito di cittadinanza, lo sta dimostrando con i tagli di fatto alla sanità, lo sta dimostrando con l'autonomia differenziata, lo sta dimostrando di nuovo precarizzando il lavoro con il decreto del 1° maggio, che è stato un grande, veramente, sfida brutta contro il lavoro e i lavoratori. Noi oggi ci troviamo in una fase in cui l'autonomia differenziata dirà questo, che ogni regione potrà avvocare a sé, per esempio, la materia in forma esclusiva, quindi la norma solo la regione che ne fa richiesta, della scuola, dell'istruzione. Ma voi potete mai immaginare un paese, ma non un paese, una repubblica dove esiste un'istruzione solo per la Lombardia, un'istruzione solo per il Veneto, dove in Lombardia ci saranno i programmi fatti da un assessore regionale qualsiasi lombardi, dove ci saranno concorsi e assunzioni diverse rispetto al resto d'Italia o anche della regione a fianco, dove le regioni che avranno più soldi potranno dare stipendi migliori e quindi avremo anche differenze stipendiali enormi tra regioni e regioni, tra regioni più ricche e regioni più povere, mettendo in concorrenza gli insegnanti e ritornando alle gabbie salariali. E questo è il paese a cui stiamo andando incontro. E quindi è un paese, una repubblica che non ci piace. Il senso stesso della nostra repubblica
con l'autonomia differenziata cessa di esistere. Cioè, questo che dobbiamo comprendere bene. Tutti i nostri diritti, se nasciamo in un luogo d'Italia, dobbiamo avere tutti gli stessi diritti. Perché è questo che dice la nostra Repubblica. Poi magari non è vero, non li raggiungiamo, però il lavoro che la Repubblica deve fare è raggiungere gli stessi diritti ovunque tu nasca in Italia. E per qualsiasi persona arriva in Italia, ha gli stessi diritti e doveri di un cittadino italiano. E nel momento in cui tu applichi questo provvedimento, tu non hai più la Repubblica. Quindi la Repubblica non tende più all'uguaglianza e al progresso di tutti i cittadini, ma solo di alcuni luoghi. Quindi di fatto muore la Repubblica per far nascere un nuovo centralismo regionale. Un centralismo regionale che non serve a nessuno, che non serve neanche fino in fondo alle regioni più ricche del paese, non serve al centro, non serve all'est, non serve all'ovest. Non serve di fatto a nessuno, ma voi immaginatevi un nuovo centralismo regionale in un'epoca in cui tu hai guerre alle porte, in cui tu parli di intelligenza artificiale e il lavoro sta cambiando profondamente, cambiano i lavori, cioè l'intelligenza artificiale, non sappiamo come sarà il mondo del lavoro tra 10 anni. Parliamo di energia, che oggi è anche sicurezza nazionale, e dovrebbe affrontare la questione energetica una regione che, quando è scoppiata la guerra in Russia, in Ucraina, abbiamo cercato il gas ovunque per dismettere i contratti con la Russia, e siamo andati a chiedere con il cappello in mano in Algeria e Tunisia per cercare immediatamente di cambiare le questioni energetiche e l'approvvigionamento del nostro paese. E allora che significato ha tutti questi temi che sono assolutamente globali? Non sono nazionali, sono globali, e noi andiamo a regionalizzare ancora di più. È chiaro che un provvedimento così antistorico. Antistorico significa che non rientra nei tempi e non rientra nella storia che stiamo vivendo e nella storia che vivrà il mondo. Oggi, 2024, aprile, qui a Torre del Greco, stiamo ancora parlando di un'idea malsana della Lega che vuole dividere il paese mascherando una scissione di fatto, una secessione di fatto tramite l'autonomia differenziata, quando invece dovremmo parlare di mondo del lavoro che cambia, intelligenza artificiale, energia, ambiente, e invece dobbiamo perdere il tempo, tra virgolette, per affrontare questo tema che ci impongono questi scellerati. Cioè, Calderoli è sempre quella persona con la camicia verde, Calderoli è sempre quella persona che prende l'acqua dal po'. Queste cretinaggini assolute. Calderoli è sempre la persona che è condannata per razzismo. Cioè, non è possibile che queste persone possano avanzare nello scrivere un provvedimento che di fatto mina le fondamenta della nostra Repubblica. Ma anche quando vi dicono no, perché voi non siete imprenditori, no, perché voi non sapete investire, perché voi non sapete amministrare. Io su tutto questo non ci sto. Perché un imprenditore oggi, anche lombardo, che agisce sul mercato globale e si trova in Veneto una legge diversa dalla Lombardia e in Liguria una legge diversa dal Veneto, mi dice che efficienza e che efficacia può essere? Non chiedono sempre meno burocrazia, invece più aumenta di fatto più burocrazia? Non conviene. Ed è vero che la Lega si muove quando c'è un interesse economico, ma è un interesse economico di poche parti dei loro, diciamo, collegamenti, che potrebbero poi avere beneficio dai soldi che passerebbero di fatto a Lombardia. E quelli sono tutti, è tutta una grande cricca. I contatti con la Russia in un certo modo, i 49 miliardi di euro, gli investimenti in diamanti che hanno fatto nei paesi africani. Qua sono razzisti a tempo alterno: quando c'è la tasca non sei più razzisti, quando invece non c'è la tasca sei razzisti. Ma questo atteggiamento deve finire. Allora siamo anche noi che dobbiamo iniziare a dirci forza e coraggio, andiamo avanti. Ed è vero, è venuto Francesco, ed è vero, rispetto a quello che diceva Francesco, che Molise, i cittadini hanno rivotato le persone
che vogliono il parere positivo all'autonomia differenziata. Questa è una verità, però io conosco anche molto bene, diciamo, le persone, so che spesso purtroppo dividono le questioni delle regionali di una figura come un presidente rispetto al tema. Magari se ci fosse un referendum sul tema, quella stessa regione che ha votato quel presidente che era a favore di quel tema potrebbe invece votare al contrario. Quindi io penso che non è mai niente perduto, e soprattutto in questa fase in cui vogliono portare anche avanti il premierato. Dite voi, cosa c'entra il premierato con l'autonomia differenziata? Un premier forte, presidenti di regione forti, un premier che deve guardare anche sovranazionale all'Europa, e invece facciamo il bilancio insieme alle regioni che possono creare squilibri di bilancio nazionali. Oppure si devono fare una norma sulla scuola, e la norma sulla scuola, siccome la Lombardia ha avvocato a sé quella materia, vale per il resto d'Italia ma non vale per la Lombardia, e così per altre materie. Io ho fatto il presidente della Camera, immaginate che siamo alla Camera, siamo qui riuniti e stiamo facendo un'assemblea e dobbiamo votare una norma sull'istruzione. Il Veneto ha fatto l'intesa, la Lombardia ha fatto l'intesa, diciamo la Calabria con Occhiuto ha fatto l'intesa, e quindi noi, la Repubblica Italiana, il Parlamento, normerebbe una materia che vale solo per alcune regioni. Quindi inizieremo a fare un'istruzione che vale dal nazionale per 10 regioni, e le altre 10 invece la normano da sole. Quindi potrebbe andare anche in conflitto tutto questo, ma mi dite che paese viene fuori da questo, che nazione? Qua i grandi nazionalisti patrioti che pensano a questo, i Fratelli d'Italia, la Meloni, che pensano a questo provvedimento, ma non sono i veri traditori della patria per un anno in più al governo? Non sono loro i traditori della patria fino in fondo? Questo termine patria, che noi al sud lo sentiamo, perché noi possiamo essere di queste del Vesuvio, napoletani, Torre del Greco, abbiamo una forte identità, una cultura straordinaria, però noi non attacchiamo mai la nostra Repubblica, non attacchiamo mai anche un'identità nazionale, nonostante la nostra identità fortemente locale e internazionale, perché così è la nostra. Ma noi siamo sempre vicini alla Repubblica, ai valori repubblicani, all'uguaglianza, ai diritti, a tutto questo. Noi lo difendiamo per tutti, l'abbiamo sempre fatto, abbiamo accolto, inglobato, costruito, abbiamo sempre fatto i ponti noi, su tutto. Abbiamo anche subito troppo in tante circostanze, perché siamo anche molto, diciamo così, costruenti e accoglienti. E allora noi oggi ci dobbiamo opporre per fare una lotta definitiva a un provvedimento che, se mai riusciamo a farlo cadere, magari non in Parlamento ma in un'altra forma, con un referendum, vedremo, siamo in bilico, è chiaro, molto complesso il referendum, ma magari con il ricorso alle regioni, alla Corte Costituzionale, vedremo le regioni che faranno ricorso, troveremo delle vie e dei modi, non sarà facile, ma le dobbiamo trovare, perché io penso che se si vince questa battaglia, si vince definitivamente una lotta che una parte del Nord vuole fare nei confronti del Sud, rappresentati da questi leghisti che non valgono 4 soldi. E allora, se la vinciamo, questa lotta è definitivamente finita, e allora a quel punto mettiamo mano anche alla riforma del titolo quinto della Costituzione, che è stato un errore storico fatto nel 2001. E sono contento che anche oggi il Partito Democratico abbia totalmente cambiato linea sull'autonomia differenziata, ed è giusto che sia così, perché oggi è un provvedimento che non è più nella storia. Se vogliamo essere provinciali, piccoli e inutili nello scenario europeo e internazionale, facciamo l'autonomia differenziata. Se invece vogliamo riappropriarci di una Repubblica forte, autorevole, sana, che guarda i diritti, che guarda i più deboli, che riesce a parlare in Europa con una voce più forte e dal punto di vista internazionale, allora abbattiamo questo provvedimento e riprendiamoci definitivamente, con serietà, senso e profondità, la nostra Repubblica. Io ringrazio i relatori che sono venuti qui, sono stati fino alla fine e hanno partecipato al dibattito, e ringrazio tutti i cittadini che hanno partecipato al dibattito. Questo è l'inizio, come abbiamo detto, siamo alla terza iniziativa, si può dire, e questa è stata quella più
importante, divulgativa, ma continuiamo a seguire. Comitati locali hanno partecipato a manifestazioni a Napoli sul prefetto, quindi rimaniamo in contatto, cerchiamo di moltiplicare le voci, cerchiamo di anche chi è in fondo alla sala può dire la prossima volta, può segnalare delle iniziative in modo che il comitato si allarghi e si moltiplicano. Oggi per fortuna sono venute le televisioni locali, ci sono delle agenzie, quindi questa manifestazione viene anche moltiplicata e, come ha detto Roberto, come hanno detto Francesco, Pino e tutti gli altri, questo seminare sarà un seminare, può essere un seminare proficuo se ci muoviamo. Grazie a tutti. Noi non andiamo da nessuna parte. Cazzatino, cazzatino. Sono due cose diverse.